preghiera finale della Lazio. Savage, dentro il pallone! Il vostro treno, cioè quello originale, non è neanche detto che partirà. Amici di DAZN, un saluto da Federico Marconi e benvenuti in Portogallo. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video. Sì, ho la voce bassa, sono raffreddato e sì, sono probabilmente una delle persone che soffre di più il cambio di stagione tra estate e autunno, ma questo probabilmente non vi interessa. Una cosa che sicuramente vi interessa è questo video, perché è un po' un episodio crossover di vi porto in telecronaca con me, vi porto con me alla YouTuber League. È una giornata di merda, una serie incredibile che non esce da anni, meno male, ma che vi posso assicurare, insomma, sarà presente all'interno di questo video. Come sapete, soprattutto se mi seguite su Instagram, dove vi invito a seguirmi se ancora non lo fate, quest'anno per me è un anno bello quanto impegnativo, perché è la seconda stagione a DAZN, faccio un sacco di telecronache, da qualche settimana ho iniziato il progetto Sisal Tipster, in cui sarò accanto a mostri sacri come Fabio Caressa, Stefano Borghi, Gianluca Di Marzio e Regina Baresi, e poi c'è la YouTuber League. E a proposito, su Instagram oggi sono uscite le date di tutte le partite di ottobre, quindi non fate che non lo sapevate, eh? Giochiamo in quattro città: Torino, Napoli, Milano e Roma, in ordine. Andate su Instagram, non vi dico altro. Però insomma, va bene gli impegni, ma c'è stata una settimana nello specifico, a metà settembre, in cui non mi sono fermato un secondo. Ogni giorno era diverso, ogni giorno avevo cose da fare in città diverse magari, e quindi mi sono detto, perché non portarvi con me? Perché non mostrarvi un po' il dietro le quinte di quella settimana lì? È quello che ho fatto, e quindi direi che possiamo partire, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi contenuti in uscita e ovviamente la YouTuber League. Ma adesso partiamo. Buongiorno e buon lunedì. Tutto inizia come sempre da questa stanza, e oggi, anche se è solo il primo giorno della settimana, c'è già un evento clou. Un evento, insomma, cioè proprio un evento in tutti i sensi. È Lazio-Napoli, YouTuber League, seconda giornata, o meglio, seconda partita, perché la prima giornata del gruppo del sud, e quindi mi sono svegliato con una parola in testa: ansia. Perché io più o meno avevo organizzato tutto, cioè lo sapete, io ci provo a organizzare le cose, però poi succede che sto sempre in ritardo, che ci sono imprevisti e che ho un brutto rapporto con i treni. Ho scoperto di averlo anche in modo indiretto, tant'è vero che la mattina di lunedì Lasagna doveva arrivare da Milano, solo che al momento Lasagna è su un treno che si è rotto ed è bloccata a Bologna. E ci stiamo scrivendo perché la situazione è abbastanza, a parte le soluzioni che prova a creare lei, ma comunque il problema è che con Lasagna dovremo andare a pranzo insieme, poi dobbiamo passare da un'altra parte e andare all'evento, il tutto entro le 16. Ora va bene che i miei orari, lo sapete, anche per Milan Inter sono sempre molto particolari, però secondo me stiamo già in ritardo. Comunque io, sapendo del suo ritardo, sono riuscito nel mentre a svolgere qualche attività mattutina, direzione Roma Tiburtina, per andare a prendere la nostra Lasagna. Buongiorno. Stavo chiamando. No, invece ti ho trovata io. Ovviamente quando Lasagna viene a Roma, dove puoi portarla a mangiare? Se non al Poké. Cioè ragazzi, che triste, io ho la via piena. Però c'è una spiegazione, eravamo in ritardo. Sì. La prima scelta era? Era la carbonara. Eh sì, cioè, però non mi ricordo dove, però la carbonara. Un posto buono, perché a Roma ti inculano e ci mettono la panna. Sono le 15:56. E noi puntualissimi siamo al campo, pazzesco. Abbiamo già intravisto degli amici. Adesso scendiamo dalla macchina. Eccoli qua. Ti nascosti qua dietro? Sì. Mamma mia, ma lei quanto è bello con questa maglietta. Mi fai il tifo per il Napoli? Primo assaggio del campo. E Lasagna ha detto che forse la temperatura è molto più alta di Milano, perché siamo più vicini all'equatore. Lei ha teorie tutte sue, avete letto la sua chat stamattina, no? Bene. 3, 2, 1, questo sarà il primo di 1000 tentativi come sempre. Sei bellissimo. Dentro il pallone! Allora, siamo alla fine di questo primissimo giorno della settimana, lunedì, abbiamo finito adesso Lazio-Napoli, svociato perché è stata una partita clamorosa che voi avete anche già visto. Adesso ci riposiamo, accompagniamo i ragazzi in stazione, poi si torna a casa e domani cominciamo già a montare il video. Ecco, qui ero completamente ignaro di quello che sarebbe successo di lì a poco. Mi vedevate rilassato, infatti, perché dovevo accompagnare Lorenzo Fedele, che ha fatto l'assistente di Home in chiave arbitrale, e Lasagna in stazione, ma ero convinto che fossimo perfettamente in orario, come sempre.
Eppure non è così, mi sembra ovvio, io ho 22 anni e ancora non imparo. Roma era completamente bloccata, loro partivano alle 20:30 e il navigatore mi dava l'arrivo in stazione alle 20:41. Ecco, non vedrete le immagini di come siamo arrivati in stazione perché non è un buon esempio che vi posso dare. Però siamo arrivati, clamorosamente hanno preso il treno tutti e due, ho fatto un po' Vin Diesel in macchina, va tutto bene, non si è fatto male nessuno e nulla. Qui c'è la stazione e i nostri eroi, soddisfatti per aver compiuto la missione di portare tutti in stazione, brindano e si rilassano al termine di una giornata clamorosa che è solo la prima di 7 giorni incredibili. Ma la Tennez è parte di noi. Amen. Cioè, mi ha rovinato l'amen, vedi anche la Peroni. Martedì è stata una giornata completamente diversa, fortunatamente meno movimentata per certi versi. Allenamento finito per oggi, che giovedì torniamo a fare altre cose, che bisogna prepararsi, che la YouTuber League la si gioca anche oltre a commentarla. Adesso si torna a casa. Sfrutto il fatto di muovermi meno, mentre domani dovrò andare a Milano, ieri c'era l'evento, per studiare, perché ovviamente devo preparare delle telecronache. E già che ci sto, ho pensato, visto che me lo chiedete sempre, di farvi vedere un po' come si prepara una telecronaca, o almeno come la preparo io. Ci sono degli step fondamentali dal mio punto di vista. Il primo è quello di guardare partite precedenti. Io personalmente lo utilizzo anche da telecronista per ascoltare gli altri telecronisti e imparare sempre qualcosa. Questa è deformazione mia, perché credo che ci sia sempre qualcosa da apprendere nel ritmo da chi è più esperto di te. Un altro step fondamentale ovviamente è prepararsi sulla squadra. Ora io lo faccio in due modi: uno è Wikipedia per la storia e poi Transfermarkt per i giocatori, sostanzialmente. Questo è un sito che vi consiglio se volete prepararvi su partite, telecronache, eccetera. Nel mentre vado a trascrivere tutto, e qui vi faccio l'esempio dell'ultima partita di Liga che ho commentato, Rayo Vallecano-Valencia. La preparo in questo modo sul foglio, quindi statistiche base di qua, situazione arbitri, allenatori, qualche chicca in più, dichiarazioni che posso dire durante la telecronaca, posso ritenere interessanti, pagina accanto formazioni. Io ho tutte le info dei vari campionati che ho commentato o che commenterò, e quindi per esempio qui in Liga abbiamo il Valencia, io mi apro il documento e ho info fondamentali sulla squadra e poi descrizione, informazioni sui giocatori, un po' di numeri, un po' di caratteristiche. In ogni caso, per quanto riguarda le statistiche, le squadre, i giocatori, quello che volete, DAZN mi fornisce qualche giorno prima della partita un documento di statistiche Opta, che sono le più efficaci, le più attendibili. La prima è un quadro generale, ovviamente risultati della stagione, c'è praticamente di tutto, la classifica, anche la classifica in casa, in trasferta, statistiche allenatori, confronto tra allenatori, formazioni delle ultime partite, avete qualsiasi cosa per prepararvi al meglio. Duelli, minuti giocati, palloni giocati sono quelli che mi interessano maggiormente, quindi potete vedere qui per esempio catena del Rayo Vallecano. Ultima cosa, ma non meno importante, un aggiornamento dai quotidiani, in questo caso spagnoli, e quindi io ho di riferimento questi tre. Insomma, questo è, vi ho mostrato un po' come preparo io le telecronache, e quindi ho continuato con lo studio, poi ho rivisto un pochino il materiale di Lazio-Napoli, video che ovviamente ho dovuto iniziare a montare. Nel pomeriggio mi sono concesso anche un aperitivo con un po' d'amici, e la sera letto presto, perché mercoledì la sveglia è suonata prestissimo. Voi non potete capire quanto c'ho sonno. Sono le 5:50. Buongiorno. DAZN ha organizzato a Milano una colazione pranzo, abbiamo realmente fatto sia colazione che pranzo, come incontro di inizio stagione di tutti i ragazzi che lavorano a DAZN, quindi conduttori, tecnici, giornalisti sportivi, telecronisti. Sono arrivato in stazione e ho ancora sonno. Quindi salgo in treno, mi faccio le mie 3 ore e mezza di viaggio teoriche, che poi in pratica ovviamente erano 4 e mezza, infatti il treno è arrivato in ritardo di un'ora a Milano, senza motivi apparenti, così, tanto per. Eccoci qui, arrivati a Milano. Io nel frattempo mi sono anche cambiato, perché volevo essere un po' più presentabile, visto che sto andando a fare la riunione di inizio stagione con DAZN, della quale ovviamente non vi mostro molto perché era una cosa privata, nostra, in cui si parlava, si programmava ovviamente la stagione, e poi in modo anche molto informale ci siamo goduti un bel pranzo in cui sono successe cose. Giorgione, molto. Hai uno sguardo sexy? Non ce l'ho lo sguardo sexy, sono così e basta. Il senso delle generazioni, sì, visto che tu
parli ai giovani, io ai boomer, sì. È giusto così. Insomma, ma perché giusto... boomer? Chiamiamoli anziani. No, no, saggi. E comunque il momento più alto del pranzo rimane il figlio del proprietario del ristorante che regala un mazzo di rose a Diletta. Ma tutto è bene quel che finisce bene, e quindi non è questo il video adatto. Perché? Perché io dovevo tornare a Roma, e sì, questo è il momento, signori. Alle 18.45 avevo il treno da Milano Centrale, sarei arrivato a Roma Tiburtina alle 21.20. Arrivo in stazione e, circa 10 minuti prima, leggo 40 minuti di ritardo. Se ci penso adesso fa ridere, perché lì ero convinto che non potesse andare peggio. Ditemi voi che cosa devo fare. Ditemi voi che cosa devo fare. Che significa ritardo non qualificabile? Cioè, ragazzi, questa situazione è gravissima. Io non so se vi è mai capitato. Probabilmente sì, perché Italo, io ormai vi dico la verità, lo rispetto, lo stimo, perché ha superato il limite dell'odio. Ormai è andato oltre, quindi io lo stimo perché vanno oltre il limite, capito? Poi oggi l'investimento sui binari, probabilmente. Ieri il ritardo dell'autista, l'altro giorno la nonna, poi il gatto. Ormai è normale il ritardo. Questo video non doveva diventare una nuova giornata di merda, ma a quanto pare è così. Vabbè, io non parlo più, sto diventando cattivo. Non è vero, Italo mi ha inculato di nuovo. Non è ancora arrivato, è in ritardo, non ce la faccio più. La barzelletta è che volevo comprare un biglietto per Frecciarossa, che però non si sa quando parte. Al momento stanno annunciando un ritardo dopo l'altro, io non so a che ora tornerò a Roma. Ho appena parlato con un controllore di questo Italo, che è diverso da quello che devo prendere io. Mi ha spiegato la situazione, in parole povere mi ha detto: il vostro treno, cioè quello originale, non è neanche detto che partirà. Il mood è: se non puoi combatterli, mangiaci su. Io non mi stupisco per quello che avete visto nella storia di prima. C'è un detto romano: quando è giornata, de piallo al culo, er vento tarsa la camicia. Sono salito in treno alle 21.17. Il treno è partito alle 21.22. È arrivato a Roma all'1:15. E al di là delle pochissime ore di sonno, giovedì match day, finalmente. Il primo della settimana, Europa League, ore 21, Braga Union Berlino, commento da casa per DAZN. E quindi è stata una giornata ovviamente più orientata a quello. La partita l'avevo già cominciato a preparare ovviamente nei giorni precedenti. Però poi arrivi il giorno stesso di una settimana così movimentata, hai un po' più tempo e quindi mi sono regalato una preparazione un po' più completa. Fino ad arrivare al mio prepartita, che più o meno è questo. Sono almeno 3 settimane che la voce non è al top. Anche perché faccio 40 telecroniche a settimana, ma non mi lamento. Can you hear me, man? If you want, I speak. Differenze, no, a quello che è in questo momento il Braga di questa stagione. E allora io continuo a parlare, tanto in regia ci sono ragazzi che non parlano la mia lingua, quindi io potrei dire anche che sono pene dotato, al contrario di quello che si possa pensare in certi casi. Eppure è così, perché tanto loro continuano a preoccuparsi soltanto del mi sento bene, non mi sento bene. E questo è magnifico, evidentemente. Perfect, man, perfect. Allora, ho circa 31 minuti prima del calcio d'inizio e quindi posso procedere con il mio rituale pre-telecronaca. Poi c'è una frase che dico sempre, non è mia, non è mia, però mi fomenta tantissimo. Ultimo ci perdonerà. Inizio io e finite voi a casa. Da quando ero bambino, solo un obiettivo. E poi, per entrare proprio in mood, nel mio caso per fomentarmi e concentrarmi, mi prendo 3 minuti per questa canzone. It's my life, it's now or never. Sa, 1, 2, 3, prova, 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 bene.
Ok, sa, 1-2, ehi. La sorprendente sconfitta all'esordio non può cancellare il primo posto solitario in Bundesliga. Riporta semplicemente coi piedi per terra una squadra che oggi deve iniziare a fare punti e ci proverà in casa di chi è ancora imbattuto dopo le prime 7 stagionali. Amici di DAZN, un saluto da Federico Marconi e benvenuti in Portogallo. È Braga Union Berlino, è la seconda giornata del gruppo D. Break di Medeiros che riparte, saluta Khedira e apre benissimo dalle parti di Andre Horta. Occhio al suo destro, Andre Horta! Pallone che rimane lì, Vitinha! Vitinha! Al 77esimo sblocca la partita del Braga. E quindi, com'è che si dice? Prima il dovere e poi il piacere? Che forse in questo caso è più prima il piacere e poi il dovere. O forse prima il piacere, dovere e poi il dovere, piacere. Fatto sta che dopo la telecronaca alle 23 mi sono rimesso al lavoro per il montaggio del video, nonostante avessi un treno alle 7 della mattina dopo. Situazione attuale, sono le 2:10 e io sono qui nel piano del montaggio. Sono abbastanza distrutto e il mio cane mi odia perché mentre lei non gli frega niente della vita e dorme, lui è viziato, non so cosa stia facendo, ma sicuramente vuole il buio e vuole il letto. Amore, dai, non mi guardare così. E il treno della mattina dopo era nuovamente per Milano. Perché però? Perché venerdì 16 settembre c'è stato un evento a Lecco organizzato dalla New Dreams, la Champions Dream League. E ho preso parte anche io all'evento, ho giocato. E devo dire che è stato un pomeriggio molto divertente dentro e fuori dal campo. Mister, abbiamo vinto la prima partita. Abbiamo vinto grazie a me. Gol mio, però. Perché io ti ho messo esterno e ti ho detto entra dietro. E quello che ho fatto, mi sono entrato dietro, ho segnato. La partita dura soltanto 8 minuti, che è più o meno una tua prestazione occasionale. Occasionale, bravo. Molto preoccupato. No, no. Sei sicuro, eh? Non vuoi che mi metti le facce, ma c'è la musica. Io sono scordinato, non è che. Cioè, per lì sto scrivendo. Ho uscito. Lascia andare, ci provo. Occa puttana. Le casi sono due, o lo ricerchiamo o lo ammazziamo completamente. Calla. Lascia. Siamo troppi. Ah. Lascia. Mamma mia, ragazzi. Vai. Ma questo non... ci provo da 20 anni, non ci sono mai riuscito. Allora, non abbiamo vinto, ma io ho rubato la coppa. Quindi va bene lo stesso. Nuova stazione. Se cercate delle persone sveglie, non guardate noi. Non guardate me soprattutto. Ragazzi, mancano 2 ore, no, poco più, 3 ore al video. Sensazioni, sentimenti. Dovranno vederlo. Dovranno vederlo. Però allora, poi l'hanno già visto. Quindi sapete già. Sapete già. Il minutino finale, la maledetti 5-10 secondi. Bisogna stare attenti fino al cronometro. Conto di te, saremo molto molto attenti. Sì, però immagino. Io da dormire proprio. Fino all'uscita del video, che poi è lì, è vostro, ve lo godete, lo supportate sempre perché siamo sempre primi o quasi in tendenza quando escono questi contenuti e quindi vi ringrazio di cuore. Però non avevo molto tempo per ringraziarvi di cuore lì, perché poi sono tornato a casa e alle 18:30 avevo da commentare un bellissimo, perché si è rivelato bellissimo, Valencia Celta Vigo della Liga. È Gattuso contro Kudet, è Cavani contro Iago Aspas, è Valencia contro Celta Vigo. Lo raccoglie Kluivert, Guillamon, c'è che spazio per il destro, preferisce rimbucata per Almeida, che la tocca piano, spacca la porta, 3-0. E dopo il fischio finale di Valencia Celta Vigo l'ho tirato veramente un di sollievo. Perché avevo superato una settimana clamorosa, effettivamente. La mia settimana lavorativa era finita lì. Non era ancora finita quella delle attività, perché poi il sabato sera sono andato a brindare a questa settimana e alla tendenza di Lazio-Napoli con Sick e con un po' d'amici. Ma la mattina dopo ero nuovamente in piedi, prestissimo, per andare a prendere Home, sempre a Tiburtina, che veniva a Roma per realizzare un contenuto su Roma-Atalanta, e quindi si andava allo stadio. Allora, oggi mi sono svegliato ed era inverno, sostanzialmente. Cioè, non potevo non uscire con la felpa stamattina. Home, invece, pensava che Roma fosse una città estiva, fino più o meno a metà novembre. Invece fa freddo, e lui ha freddo. Novembre? Siamo al 18 di settembre. E infatti tu pensavi che fino a novembre a Roma facesse caldo, e invece? Fa freddo porco, cioè io da Milano che stavo al nord sono venuto giù, quindi teoricamente deve essere più caldo. E invece? Mi ha detto che vuole comprare la maglietta di Dybala, ma quella nuova, quella nera con lo scudetto che
sì, cioè varia, che è fighissima. Però gli ho detto è la meno romanista, tu devi fare il tifoso romanista. E quindi Fede, quindi un brindisi a cosa? A... alla grande, alla maglia, no, di Dybala, alla vittoria dell'Atalanta. Beh sì, sì. Il mondo è chiaro, birretta, Dybala, partita. È gelato? E home con il gelato? Molto bene. E la settimana si è chiusa così, poi ne è partita un'altra per me molto impegnativa quanto bella, ma ovviamente questa era quella che volevo raccontarvi. Magari in futuro, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, anche con un like di supporto, vi potrò riportare un video del genere. Fatemi sapere voi, intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e niente, never give up e alla prossima, ciao!